italiane, soprattutto al nord, superati i livelli di guardia in arrivo, restrizioni al traffico. Gabriele Manzo. In Lombardia i livelli di PM10 sono sempre oltre il limite, ma per domani potranno circolare i veicoli diesel fino ad Euro 4. Questo perché è stato annunciato uno sciopero dei treni. Situazione delicata a Torino, dove le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo. Da domani non potranno circolare anche i veicoli diesel Euro 5. Analogo stop anche in 12 comuni del torinese e ad Alessandria. A Venezia e Vicenza scatta l'allarme arancione. Stop anche ai veicoli diesel 4, come in tutta la regione, fa eccezione Verona, che ha le polveri sottili nei limiti da 3 giorni. Il comune di Firenze e i comuni dell'agglomerato urbano hanno emesso ordinanze da mercoledì 8 gennaio a fino a domenica 12 che dispongono il blocco dei mezzi più inquinanti. L'ordinanza contiene anche il divieto di accensione dei caminetti. Ed ora siamo alla borsa, chiusura Milano, FTSE MIB più 0,60%, New York, Stati Uniti in questo momento meno 0,41%, lo sport. Paolo Pacchioni, buonasera. Buonasera, subito una notizia dell'ultima ora. 9 società di Serie A di calcio sono finite nel mirino dell'antitrust per presunte irregolarità nella vendita e nel rimborso di biglietti e abbonamenti per lo stadio. È stata avviata una procedura nei confronti di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta. In particolare si guarda clausole che non prevedono il rimborso agli spettatori in caso di chiusura parziale o totale dello stadio decisa dal giudice sportivo. Ora vediamo al calcio giocato con Enzo Lamborra. Avrà anche un valore platonico, ma la corsa al titolo d'inverno si preannuncia quanto mai intrigante. Inter e Juventus, che hanno iniziato a braccetto anche il nuovo anno, se lo contenderanno i 90 minuti di fuoco. I nerazzurri, dopo il perentorio blitz di Napoli nel segno di Lukaku, giocheranno sabato sera al Meazza contro l'Atalanta, forse la peggiore avversaria possibile al momento, come segnalato dal 5-0 sul Parma, che ha portato a 48 il bottino di reti realizzate in 18 gare dagli uomini di Gasperini. Un record negli ultimi 61 anni del campionato. La Juventus sarà di scena domenica sera all'Olimpico contro la Roma, ferita dall'inattesa sconfitta casalinga contro il Torino, ma i bianconeri hanno un Cristiano Ronaldo formato pallone d'oro, 3 gol contro il Cagliari, 8 nelle ultime 5 partite. Per il gran finale del girone d'andata c'è anche Lazio-Napoli. È tutto. Previsioni del tempo. Buonasera da Vanessa Minotti. Alta pressione in rinforzo sull'Italia per la giornata di mercoledì. Ampi soleggiamenti da nord a sud. Solo una leggera variabilità sulle isole maggiori con qualche occasionale piovasco per il transito di una blanda perturbazione. Segnalo ancora delle nebbie o nubi basse, specie nelle ore più fredde del giorno, sulla pianura padana. Le temperature massime tenderanno leggermente ad aumentare. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano il tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona per riduzione di carreggiata tra Pescara Sud e Pescara Nord, sono 15 km di coda. È in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda da parte della Protezione Civile. E invitiamo i conducenti dei mezzi con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, inclusi i pullman, che obbligatoriamente devono uscire a Pescara Nord, a predisporsi con ampio anticipo sulla prima corsia, evitando di impegnare quella di sorpasso al fine di favorire il deflusso dei veicoli leggeri diretti a nord. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio. Sulla A91, l'autostrada aeroporto per l'aeroporto di Fiumicino in direzione di Via della Magliana, ci sono dei rallentamenti delle code tra Magliana Vecchia e Laurentina. È tutto, grazie, buona serata. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5. Signore e signori, buonasera, bentrovati su RTL 102.5. Eccoli qua i protagonisti in tutto il loro splendore. 2 città collegate, una è Napoli, dove vedo una meravigliosa lady in... Che colore è quello? Un lime, se ci state seguendo in radiovisione. Castina Morra. Ciao Fede, sì, l'ho scelto per te, così puoi vedermi così bene. Brava, signori, come l'avrebbe definito questo colore? Vodka tonic. Vodka tonic, sì. Lemon, allora, scusa. Vodka lemon, scusa. Tutto li devo insegnare. Mi viene in mente questo. Buonasera da Napoli, dagli studi di Edo Marte. Stiamo tutti scassati perché oggi è il primo giorno...
È il primo giorno dopo le feste natalizie, siamo vissuti, Federico. Posso fare la parte di quella che dice evviva, sono finite le feste? Oh sì, va bene pure che sono finite, ma siamo distrutti perché sono stancanti queste feste. Appunto. Abbiamo lavorato il triplo, tutti noi. Oh. A mangiare, soprattutto a tavola abbiamo lavorato il triplo. Poi auguri, rispondi a WhatsApp, i messaggini, la zia signora che torna dall'America, uffa. Che fatica, signora mia, è Ciro.